Eccoci tornati su Ark, come sempre vi ringrazio per il supporto che state dando alla serie. Allora, raga, per quanto riguarda oggi, o meglio, oggi e probabilmente anche il prossimo, tocca finire di affrontare i vari boss, non in mappa, ma probabilmente soltanto col summon, perché altrimenti mi sa che invece di dropparci i semini ci droppa praticamente il cuore, che credo serva per altro, in realtà. Oppure è stata aggiornata la mod, quindi invece che dropparti il cuore, ho detto droppa quelli. Non lo so. In ogni caso, cerchiamo un attimino un posto tranquillo dove poca questo. Bellino sto raptor gigante, però Apex ormai non ce ne facciamo veramente nulla. Qua già mi sembra abbastanza tranquillo. Allora, salvami i dati, che non si sa mai. Purtroppo fuori continuano a fare lavori quelli dell'Enel. Spero che non ci sia un casino incredibile. Allora, partiamo praticamente con quello di ghiaccio, che tra l'altro non mi ricordo se ho dato la pozione dell'imprinting. Ci riprovo. No, ok, già ce l'hai. E le pozioncine di cura, fantastico. Poi mi serve, credo, quello terra. Ci avrei anche in realtà altre due pozioni Hulk. Ora non so se effettivamente ci servono oppure no, perché comunque col tasto destro toglie un botto. Ora proviamo un attimo. Male che va. Perché non va il cannocchiale? Ok, ora sì. La sfiderina è gigante. Ma in realtà non credo ce ne sia bisogno, sapete? Mamma, che casino. Oh, quanto cavolo mi ha tolto? Ma sembra un attimo eccessivo però, eh. Da danno gliene faccio, ma lui mi tira certe botte stratosferiche. Mi sa che c'è tipo l'hitbox in testa, non si capisce un cavolo. Col sinistro 57, non mi combina la sassata. La sassata effettivamente toglie un botto. Il problema è che lui mi tira botte a 431.000. Cioè, ok che non ho potente da tello perché comunque c'aveva 2 milioni e rotti di vita, quindi ho detto vabbè. Però, caspita. Mai pensato che pigliasse tutto sto danno, la verità. Mamma che botte comunque gli tira. Ok. Per fortuna comunque è lenta ad attaccare, cioè nel senso, se attaccasse più veloce, caspita, poteva essere abbastanza critica. La pozione alfa dovrei tenere fuori cooldown, invece no. Devo scappare un attimo. Ti prego, scappa. Scappa! No, perché se mi ripigli è finito. Ok. Non ci crede incastrato. Ma non riesco a pigliarlo, cavolo. Da qui tipo? Poteva essere epico. No, non ce la faccio. Purtroppo gli alberi bloccano il sasso, cioè è incredibile. No, dai, mi devo avvicinare. Sì, però sta calmo. Ok. Che poi in realtà gli dà più di un hit. Ma se questo tipo 3 hit. Il problema è che lui mi toglie veramente un botto. Perché ho perso ossigeno? Ok. Ma diciamo che è relativamente fattibile, solo che magari upgrade la sella potrebbe essere un attimo meglio. Però posso sempre scappare. Se proprio c'ho tutto in cooldown. Tipo ora.
Aia. Fuggi sciocco. Ok. Ok. Ma che è sta macumba magica che fate? Peccato che da qui non lo piglio. Però posso aspettare un attimo. Qua. Comunque l'abbiamo tipo incastrato in mezzo alle rocce. Non so come caspita è possibile, però. Ehi. Va bene comunque. Dai, dai, dai. Esisti un altro pochettino. Perché ora via meno danno? Oh. Ok, ora via danno pieno. Però via un po' danno ridotto, cioè non capisco. Dai, ormai siamo veramente alla fine, cavolo. Ti prego, OBS, non crashare. Sii gentile, un po' d'anni, perché è stato abbastanza semplice in realtà, ma aspettavo di peggio. Grande così. Egg Titan, Egg Incubator. Ok, ma non c'è l'uovo. Ah, forse era Stallosauro che mi ha tolto. No, in realtà un T-Rex che mi ha tolto l'ossigeno prima. Ok. GG. Salve i dati. Ok. Ora invece per quanto riguarda quello idro. Ok, so Earth, quelli, penso che erano da fuoco. Per quanto riguarda quello idro, mi sa che mi tocca utilizzare il tiracoleo. Però a sto punto con la pozione Hulk, perché altrimenti sono veramente una quantità di hit a dir poco esagerato. Allora, potevo rifare tutti i raptor eccetera per fare un attimino più semplice il tutto, però secondo me ci conviene più utilizzare la pozza. Pratellon è potenziato. A parte che è danneggiata, perché è così tanto danneggiata? What? Ok. No, raga, facciamo che vado a potenziare un attimo un po' la sella, perché non mi sembra proprio in condizioni troppo ottimali, ecco. Anzi, proprio questo. Cioè, mi sembra veramente messa male, quindi niente. Ci vediamo tra un attimo. Spero di poterla potenziare almeno a 100 d'armatura. Allora, non sono riuscito a portarla proprio a tantissimo, però già 99, diciamo che comunque accettabile, ecco. Diciamo che se uno magari addomesticasse una decina di tiracolei col buff degli Uti, anche Alpha, anche Vanilla, giusto per avere il buff, ecco. Probabilmente in gruppo se lo fanno anche abbastanza easy, perché a differenza del Raptor hanno molta più vita, quindi al finale se riescono a sopravvivere, non dico tantissimo, già 45 secondi, un minuto. Ecco, una decina di quelli. Se lo fanno abbastanza easy. Solo che noi abbiamo i raptor bridati. Cioè, riprende tiracolei per bridarli per fare questo. Mi sembra un attimino. Non dico inutile, però non vale la pena. Cioè, piuttosto, proviamo un attimo. Se mi tira botte incredibili, metta la pozioncina quella Hulk. E pace. Magari devo salvare i dati, però prima di usare il summon. Però vabbè, ormai. Speriamo tutto vada bene. Non c'ho proprio tantissima vita, c'ho un milione di vita, però. Boh, vediamo. Caspita. No, però aspetta, da danno gliene faccio comunque una buona quantità. La faccia del cavo. I tornati mi spaccano la faccia, tipo. Più alto ecco che mi fa volare a destra e a sinistra.
Ma in realtà dovrebbe essere fattibile anche senza la pozione, sapete? Ce ne sono soltanto due, quasi quasi a questo punto me le tengo da parte, sapete? Tanto posso alternare pozioni. La devi sta fermo però perché non ti riesco a colpire, mannaggia. Oh. L'unica rottura è quando esco nei tornado che... cavolo. Abbastanza incredibile. Però l'ultima volta, se non ricordo male, aveva meno danno. Forse è stato un attimino bilanciato. Più che altro, ecco, quando escono sti caspi da tornado sono una rottura di scatole infinite. Poi sono tornato da livello 1531, cioè 600 non gli bastava. Ho detto vabbè dai, guarda a sto punto. Mettiamoli 1531. Se magari tu potessi stare un attimo fermo, cioè veramente sei antipatico però, eh. A saperlo, caspita, qualche raptor me lo potevo portare però. Giusto per avere un minimo una mano, non peraltro. Ma è tornato, non li posso tipo togliere da mezzo. Non credo. Cioè, fa vedere che piano danno, ma in realtà no. Più che altro mi sembra tipo acchiappa la talpa, questi caspita di piedoni che tipo scompaiono. Oh, caspita. Potresti per favore non crashare? Non ce l'ho, sono crashato. Ma ha fregato il summon per mannaggia che non tu dici, guarda. Ok. Niente, raga, riloggando mi ha fregato il gioco. Cioè, nel senso, mi ha fregato il summon, quindi andiamo a fare un altro. Cioè, è assurdo. A parte questo fa confusione. Ptero, vabbè, io il grifone. Sto giro, a verità. Ma se la pozione me la tiro. Anche se ero convinto di averne due, perché ce n'ho una. Ah no, una era qua dentro. Ok, allora. Salvami i dati. Poi ci summoniamo lui e ci attiviamo questo. Momento anche la vita in realtà no, però il danno sì. Peraltro perché è antipatico, questi caspi di tornado fa volare a destra e a sinistra, poi se crash di nuovo durante, diciamo, il tutto è un po' un casino. A faccia del ca... cioè praticamente invece che fa un hit è come se ne dessi 10. Tra l'altro morirei di una cavolata, ma mi sa che la terza volta lo facciamo a questo. Sta calmo, per favore, dai, sii gentile. Un attimino. Ma devo ricontare piante di semini perché poi ci servono, anche se ce ne mancano ancora 3, quindi guarda questi caspita tornati. Col gorilla comunque è stato easy. Lui è un attimo più antipatico, ma neanche tanto per il danno che fa, che in realtà il danno che fa è poco. E che va a destra e a sinistra con questi caspita di piedi e tipo non riesce a colpirlo. Poi è tornato quando vola a destra e a sinistra. Mamma mia. È tipo ping pong, cioè non lo so. What? Mi ha dato un teschio strano. Perché questo è così? E questo è così? Ok. Non lo so, raga. Io evito di farmi domande. Fa niente. Sarà un errore del sistema. Comunque, l'ottimizzazione di questo gioco, non lo so, raga. Boh, per il 2026 magari ce la fanno ad ottimizzarlo. Cioè, veramente ridicolo. Più che altro i crash che ha è veramente ridicolo. Allora, a parte questo, vorrei vedere un attimino per quanto riguarda. A parte che forse devo aggiornare la mod, sapete? Perché mi era uscito l'annuncio su Discord che c'è un aggiornamento, vabbè. Dopo lo faccio un attimino. Allora, vulcanico. Vulcanico mi servirebbe qualcosa di vulcanico, però. Bella potente.
Tipo, fammi vedere un attimino. In danno quanto c'è? 74, 81 c'è un attimino meglio. Non è proprio l'ideale, però, ehi. T-Rex, neanche guardarlo, c'è nel senso. Ce n'è uno ed è anche 180, cioè, wow. Solito discorso, potremmo utilizzare i Raptor che gli mandiamo tutti quanti, però... La verità, secondo me non ne vale la pena, cioè, piuttosto a sto punto... Ma andrei a prendere il Tornado Dragon e vorrei vedere tipo col tasto destro quando lancia gli aculei quanto effettivamente da danno riesce a fare. Mettiamo caso che fa un bel danno. Mettiamo caso che si possa mettere in modalità torretta. A quel punto tipo mamma mia che botta da lag incredibile. È ridicolo veramente, cioè con tutto il rispetto ma dopo quasi un anno e più che è uscito. Cari sviluppatori, un minimo, un'ottimizzatina, secondo me può essere un'idea, però. Opinione personale. Cioè, diciamo, se si potesse mettere in modalità torretta e con gli aculei fa un bel danno, ecco, potrebbe essere anche, diciamo, fattibile metterli in modalità torretta, lasciargli soltanto colpi a distanza con gli aculei. Perché col tasto sinistro l'attacco di base dubito faccia un danno consistente, ecco. Più che altro, cavolo, c'è cioè, il gorilla con la sassata toglieva veramente un casino. Faceva 200.000 invece che 57.000 col tasto sinistro. E faceva anche 3 hit. Cioè, quindi, wow. Peccato che tipo sti boss, come c'è il gorilla, Broodmother, non ci sono anche degli altri elementi. Tipo con quello natura, ragazzi, era un trauma. A parte non so, con quello natura che caspita dovresti affrontare, tipo. Bella domanda. Tocca provare magari ad attaccare i vari elementi per vedere contro chi prende più danno. Vabbè. What? Vulcanic torni tra... Ma perché cavolo? C'è qualcosa che non mi torna. Vulcanic torni dragon, ma fa vedere il T-Rex però. Ma che caspita? A parte non gli faccio neanche danno. Tutto ciò non ha senso. Che cavolo è là davanti? Gallimimus. Ma? Vabbè, proviamo col prossimo. Cioè... Ma chissà che caspita mi ha attraccato. In realtà avevo traccato quello, ma mi ha portato a tutt'altra parte, però, boh, va a capire. Ma fortuna comunque spostarsi con lui è veramente easy. È bello comunque che non ci sia mai nessun problema, cioè sempre episodi molto tranquilli. Ma devo pure rifare le pozioni Hulk, perché il boss che tocca affrontare con Dino Natura mi sa che è veramente tragica, raga, perché come Dino Natura non c'è niente di troppo forte, se non sbaglio. Natura, Natura, ma che caspita è questo? È tipo un'ape, un'ape Natura, no, è un alimantrio, ma so. Cioè, come natura c'è il Dilo, il Dodo, il Dung Beetle, il Gigantopiteco, l'Imantria, Ptero. È Storm Nature. Questo è il doppio elemento, sì. Incredibile. Cioè, nel senso, non c'è niente da troppo forte per affrontare il boss. Cioè, a meno che non lo fai tipo, non lo so. È sottoterra. A meno che non lo fai tipo. Con l'Optero, con la capriola, però pure lì, mamma mia,
Non so quanto può essere fattibile. Raga, c'è un problema. E questo è sottoterra. Ma. Ok, facciamo finta di niente. Ma per sfizio, no? No, mi dice comunque che è là sotto. Cavolo. Quest'altro invece sarà in quella specie di dungeon sotterraneo, però la verità non è che è proprio un posto fantastico dove andare a domesticare, anche perché credo tu non possa volare, quindi ni. Già per esempio come Celestial c'è un sacco di roba carina. C'è il Pegaso, c'è l'ape, che non credo sia un dino che fa danno però. Per assurdo, one shot out, quindi probabilmente fa anche un danno abbastanza buono. Però per esempio c'è il Ceratosauro, fai danno, ti curi, in più è Celestial, c'è l'abilità Celestial. Secondo me è veramente wow. Il problema è che dobbiamo comunque affrontare prima i vari boss, compreso quello bionico che... Ma... Chissà che caspita di roba esce fuori. Ma bellino! No, mo devi lasciare stavolo. Senti, c'era to coso. Oh, ammazza, che botta. 21.000. Ma pure sbruciacchiato. No, voglio fare un attimo un cambio di dardi perché secondo me non servono. Ma preoccupa solo se vai in acqua, tipo. Caspita, non te vedo però. Se solo riuscissi a piarlo un testo. Chicca. Ok. No, raga, questo si addormenta, no? Sicuro. Ma proprio 300%. Dei colpi. Ok, fatto un bel sonnellino grande così. Ora, per l'amor del cielo, che nessuno attacchi qualcosa. Ora avevo finito di fasola sugo aberrante. What? Ma da quanto in qua c'è il fasola sugo aberrante? Ok, strano. Atlantic testa di martello coso. E niente, raga, andiamo un attimo a fare le crocchette. Che in realtà volevo via Naviverno oggi, però. Visto che abbiamo comunque fatto i due boss, assurdo, mi conviene di più via il draghetto spinoso. Ovviamente. Cioè, di tutti i posti dove potevano spawnare questo viverno, guarda dove caspita è uscita fuori. Mannaggia. Probabilmente sono morto. Dai, ma perché mi devi rompere le scatole? Fatti i fatti tuoi. Ecco qui. Ottimo. Vabbè, posso allontanarlo. Se magari sprintasse una volta tanto. No, non mi ghiaccia. Invece che la fine del pollo arrostito, facciamo la fine del pollo congelato. Divertente, no? Ok, hanno perso aggro. Cavoli. Allora, 5, 6, 7, 8. Mannaggia. Con l'evitare spreco un colpo. Ok.
Assurdo, è andata anche tutto bene. No, tacca. C'è un cavolo di vita però, eh. Ok, allora, pozioncina dell'imprinting, quella ulca la conserverei. Qual è quella dell'imprinting? Eccola qua. Sbagliato. 7.000 a colpo comunque è notevole. Ma spacca di pa roba? No. STB lancinacco. A parte che hanno un range esagerato. Allora, con la C niente, X niente, CTRL niente, semplicemente col tasto destro li missi. Comunque 8.000 colpo, raga, è incredibile, considerando c'è il livello in Dante. Se riuscissi tipo, a mettere meno livelli in vita possibile e ad aumentargli il danno il più possibile, senza però lasciarlo morire, potrebbe essere veramente qualcosa di wow. Ok, un ceratosauro in acqua non è una cosa che si vede tutti i giorni, però fa niente. Vorrei affrontare qualcosa per livellarlo, tipo. Ah, sapete dove lo porto? Dove ci sono i giga, tipo. Diciamo che contro il boss natura sta manca a posto, ma vorrei questi trasferiti qua, sapete? Però ho spostato tutte le risorse, mamma mia. Non so se me la sento. Che cavolo? Demonic Rock Elemental. Ma se ti va attacco da sopra sotto, no dai. Vai che mi sto fermo, che se no faccio danno. Però farsi tardi Demonic non è che mi dispiacerebbe. Ma boh, dai, che cavolo, mi colpisce da qua sopra, non credo, dai. Facciamo una prova. Andrà a finire male, probabilmente, però. Ma non ci arrivano sti cosi. Ma tu guarda che fregatura. Oh. Se tipo invece facessi qualcosa del genere, insomma spingono giù, guarda, impazzisco. Almeno piglia danno pieno. Ok, mi sono spaventato. Simpatica creatura lì però non piglia danno. È qua! Ma scusami, no, ecco qui. Ti salvo io. Ma perché io non mi faccio i fatti miei? Qua in teoria dovrei essere safe, però. E se tipo attaccassi col gorilla? Non lo so. Che cavolo, mi ha tolto vita, però. Non è che me la sento più da tanto, la verità, però, ehi. Ormai stiamo in ballo e balliamo, c'è un senso. Gorilla, ti prego. Devi sopravvivere. Però magari più un attimo le pozioni per refullarti. Volevo provare col Demonic, però mi sa che col gorilla è un attimino più fattibile. Vabbè, se proprio vuoi stare là sopra va bene, basta che non scivoli giù. Ok, ora. Lasci salire. Raga, mi si è rotto il gorilla. Ok.
funziona, sono potenzialmente un genio. Gli devo tirare un po' di colpi, Però, cavolo. Almeno riusciamo a farmare. C'è una brutta sensazione però che non mi dropperà per le demoni. Che non so perché. Cioè, nel senso, è un caspita di sasso. Speriamo di sì, perché sennò un po' una fregatura. Vabbè che al finale a me servirebbe il blood, più che altro. Che per fare il narcotico non mi serve la pelle demon. Al finale a noi interessa fare i dardi, i pad domestica. Ovviamente se spari, diciamo, già per esempio i pad domestica, poi quelli bionici, gli tiri i dardi demoni, che è un attimino più fattibile, anche se i bionici dovrebbero essere tutti quanti di Nudeterra, quindi abbastanza tranquilli, però. Non ci credo che veramente usiamo a killa. No, vabbè. Folle. La motosega. No, non ce l'ho, caspita. La devo raccogliere proprio a picco naso. Non ci credo. È una fregatura infinita, raga. Dai, ma me roba. Cioè, ma troppa roba vanilla. Ok, non so come la vedete voi, a me sembra palesemente una fregatura. Tra l'altro avevo sentito un suono, come se avesse droppato qualcosa, ma non vedo niente. E anche oggi siamo stati fregati. Nice. Allora, ripigliamo un attimo il grifoncino, che voglio portare un secondo sto povero Thorny Dragon. Mi sembra di una barra di vita là davanti. Infatti c'è. Vorrei portare un attimo sto Thorny Dragon a livello. Giusto per vedere magari a quanto è arrivato danno. La barra Davide è scomparsa. Là c'è sto coso che, onestamente, non ce ne frega proprio. Quello, boh. Potrei killarlo come no. Non potrei. Ok. Certo che ho un granchio che c'è il verso del gorilla, non so come vedete voi, ma secondo me c'è qualcosa di sbagliato palesemente. Però, ehi, è Ark. A volte è inutile farsi delle domande. Allora, pozioncino. Ma com'è che c'è il danno così basso, tipo 1500? Ma? Un attimino, Grifone, tu resta lì che vado a togliere da mezzo un attimo il granchietto. Un po' di vita te la devo mettere, però. Cioè, come cazzo la faccio a far girare questa vita? Allora, salvo pure i dati, che non mi ricordo quando l'ho salvato l'ultima volta. C'è anche un qualcosa di gigante. Ceratosauro colossale di livello 700 qua. Bello. Stai fermo? Cioè, tutto ciò è ridicolo. Ah, ma se ti piglio buono, un danno pigli però, eh. Se mi fai perdere il grifone, guarda, impazzisco. Mamma mia. No, raga, ma mi dà polimero quando colpisco, tipo. Qualcuno me la spiega? Ma è tipo grabbato? Ma che cavolo? Sono morto, cosa? So. Oh cavoli! Ok.
vedete, quello per esempio non c'ha lo stesso nome dell'altro. Mamma mia, vola! 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 Via! Vado a pigliare il grifone però, anche se forse mi conviene addirittura richiamarlo. Non è per sfiducia, però, ehi. Perché rischia? Potrei provare a togliere da mezzo quello per vedere se mi droppa l'ovetto, però. Perché abbiamo sbloccato comunque l'incubatrice tipo per le uova dei vari boss che abbiamo, ecco, tolto da mezzo. Quindi non vorrei che poi a un certo punto tipo droppa l'uovo da quello per poi affrontare il boss bionico. Tra l'altro mi sa che abbiamo fatto una quantità di polimero esagerato, perché tipo mentre lo colpivo ho fatto tipo polimero. Infatti guarda quanto caspita. Siamo apposta a vita con polimero praticamente. Sono tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 64.000 di polimero. Complimenti. Mi sembra abbastanza profit come giornata, anche semplicemente così. Però ehi, a questo punto. Poi andò a togliere un attimo di mezzo un po' di giga, giusto per fargli pigliare un altro po' di livelli. Vedete, magari tirando i dardi a quanto arriva il Celestial, che era qua. Spero non sia morto o despawnato, perché onestamente era abbastanza incredibile. Caspita, livello 700. Vabbè che ancora non lo possiamo pigliare, però magari più avanti è fattibile. Mi sono dimenticato cos'è il giga. Oh cavolo. No, ok, un po' più avanti. Qua pure ci dovrebbero spawnare, mi sembra. E invece no. Cavolo. Navi Vernuccia, 120. Ah, faccio la Vernuccia, quello mica mi sto a fermo. Celeste al Torno di Drago, mamma mia, bellissimo. Quello probabilmente, ve lo dico, sarà il primo Celeste che andiamo a pigliare, perché al 99% è rotto. Ok. T'hanno fatto mangiare un pochettino troppo, caspiterina. È diventato gigante. Ole. Sti dardi comunque fanno cilecca, io non vorrei niente, ma non gli ha fatto tanto danno, però. Averna Frost, però, caspita. Mamma mia, raga, è broken. Vieni qui, bionico coso, dai, su, non mi fa passare più. No, devo venire da te, c'è incredibile. Sai com'è? Non è che proprio a lava mi ispiro. Che cavolo sta lì? Niente di bello. Sicuramente. Ma che cavolo? C'è qualcosa da sbagliare. Si è persa. È per il mare là dietro, tipo. Pure livello 600. Ma che cavolo? C'è qualcosa di sbagliato. Ma sapete che è assurdo? Non ci arrivo di là. Non vedo neanche più il bionico coso, tipo. Ma? Le
l'Enforcer non si vede più, però. Peccato. Altri 6 livelli. Ti metto molto po' il danno, però 1800% sembra un po' pochino. Col sinistro 19.000, col destro dovrei provare su uno di ghiaccio. Il problema è che di ghiaccio qua non c'è veramente un cavolo. Perché cavolo perdo vita? Non lo so, cioè veramente roba strana oggi. Mi preoccupa soltanto la quantità di vita che c'ha, ma credo che contro un boss già si fa. Invece che 10.000 che fa normalmente sui vari dino col tasto destro, fa 20.000 per Aculeo, considerando che sono una decina di hit, su almeno 200.000 di danno, raga, quindi dovrebbe essere anche abbastanza fattibile. L'unico problema è la quantità di vita che c'ha, quindi non lo so, tocca vedere un attimino. A parte questo, nulla. Spero che comunque questo video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un commento, mi piace, e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao belli!